Bene, ringrazio Andrea. Pisa è tra i comuni che stanno preparando la mozione per l'adesione a Senza Tonica in Consiglio Comunale. Io pensavo soprattutto anche alle testimonianze dei sopravvissuti, che sono c'è una sezione della mostra dove è possibile ascoltarle con grande calma. Serenità, diciamo serenità interiore forse. E tra l'altro la mostra contiene questa parte, questa sezione dedicata ai più piccoli che è stata realizzata con estrema cura pedagogica e che è molto apprezzabile anche per questo e contiene nella sua parte iniziale una delle più belle definizioni di sicurezza alla quale accennava prima anche Andrea, che credo siano uno degli elementi anche interessanti, interessanti che tocca ciascuno di noi. Nel corso dell'organizzazione di questo pomeriggio, quando ne abbiamo parlato per la prima volta con Diego Latella, Francesco Lenci e Chiara Monti, non avevamo inizialmente previsto due interventi che adesso invece vi proponiamo, che sono due interventi veramente molto importanti per l'attualità che portano. Il primo è quello di Giorgio Beretta, che è collaboratore di IRES e anche componente della rete italiana per il disarmo, che ci porterà un contributo su un aspetto che può essere considerato in questo momento laterale all'argomento principale che stiamo discutendo, che è quello del disarmo nucleare, ed è quello innanzitutto dell'attualità nella questione dell'acquisto, con l'acquisto degli F-35 e un pochino più in generale ci darà qualche dato e qualche notizia sulle spese militari. Può essere considerata laterale la questione, ma in realtà è nella piena attualità ed è di estremo interesse, quindi chiedo a Giorgio di portarci questo suo contributo. Grazie davvero per l'invito. Permettetemi però, avendo vissuto 12 anni in Giappone, penso di essere la persona che ha vissuto sul territorio bombardato lunarmente più di tutti in questa sala, a meno di ricordare per un momento una sofferenza che riservare, penso tutti gli amici della scuola del Cairo, tanti che lo conoscono, di tante persone che sono sopravvissuti dei bombardamenti nucleari, i cosiddetti Hibakusha. La loro sofferenza è continuata negli anni, non soltanto a livello fisico, ma proprio come discriminazione sociale. Hibakusha è colui che, essendo stato nella zona appunto bombardata di Hiroshima e Nagasaki, di fatto poi è stato visto in Giappone ed è tuttora visto quasi come un portatore di contaminazione. Questo è un altro degli effetti collaterali che fanno i bombardamenti. Lo voglio ricordare perché, appunto, essendo vissuto da tanto tempo, insomma, mi sembrava giusto. Il mio intervento oggi vuole porre una domanda soltanto. In questi giorni lo avete visto su diversi giornali, in qualche anche dibattito televisivo, si sta sollevando un po' il problema dell'acquisto da parte dell'Italia di questi 131 cacciabombardiere F-35, che sono un cacciabombardiere fondamentalmente non soltanto con funzione di intercettore, ma anche con la funzione d'attacco al suolo ben precisa e in grado di trasportare, in collegamento con la giornata, con le previsioni di oggi, in grado anche di trasportare bombe nucleari. È un progetto che è iniziato che rispecchia, diciamo così, una visione del mondo, va detta, senza essere americani, sicuramente, una visione del mondo, una visione anche della difesa americana. L'F-35 nasce dopo l'F-22, Raptor, che è un aereo stealth, cioè totalmente, diciamo, non intercettabile dai radar, che garantirà agli Stati Uniti d'America una superiorità in campo aereo per 50 anni, così dicono. Come successivo sviluppo, dato che diversi paesi del mondo, tra cui appunto Israele, tra cui appunto
Taiwan avevano chiesto agli Stati Uniti di vendere in questo aereo l'F-22, è nato questo secondo progetto che è chiamato F-35 Joint Strike Fighter, joint perché appunto per tutte le forze armate americane, l'aviazione, la marina e i marini sono su un po' diversi, che è un progetto di, appunto dicevo, di un cacciabombardiere di quinta generazione in grado di trasportare bombe nucleari. Il punto che noi come campagna che vi presento in questo momento è solleviamo da ormai 2 o 3 anni è questo. È vero che acquistare 131 cacciabombardieri che hanno una funzione non soltanto di intercettore, cioè quindi di intervenire con un aereo che attacca il tuo territorio, ma in grado anche di proiettarsi in un territorio diverso e di entrarci in modo stealth, cioè in modo nascosto, quindi non essendo intercettabile dai radar, è una questione così semplice e tranquilla che può passare inosservata. Non occorrerebbe su questo punto un dibattito del non soltanto parlamentare, ma anche un discorso un po' più ampio a livello di opinione pubblica. È una questione, senza ovviamente volerne dar nulla ai militari più presenti, no? Ma è una questione che va lasciata soltanto agli ambienti militari, o una questione che interessa a tutti, cioè quale nuovo modello di difesa configura acquistare un cacciabombardiere d'attacco? È così neutrale? Ecco, noi abbiamo lanciato, come lo dico in questo caso, mi spoglio degli anni di ricerca, del mio modo di ricercatore, e faccio parte, sono anche ovviamente un attivista della rete di Disarmo, e come rete di Disarmo, lo vedete qui, vediamo già un po' di faccio vedere sigla almeno, eccoci qui, che sarebbe controllarmi, una rete di centinaia di associazioni, tra una trentina di associazioni, la tavola della pace, immagino che conoscete tutti, che appunto le più di centinaia di associazioni, e sbilanciamoci, insieme con tante altre realtà, tra cui anche appunto il movimento di Science for Peace di Umberto Veronesi, questa campagna appunto per chiedere al governo italiano innanzitutto di discutere e poi di rinunciare all'acquisto di questi cacciabombardieri. Questo piccolo volumetto che qui vi ho presentato, che potete trovare online su questo sito che è www.disarmo.org, no, F35, presenta molto brevemente, in 25 pagine, la storia appunto di questa questione, cosa è stato detto e cosa non è stato detto, anche alcune, ci spiace dire, un po' menzogne, come quella per esempio che se si fosse rinunciato, visto che l'Italia questo progetto di F-35 va avanti a passaggi, si partecipa alla prima fase di sviluppo dell'idea, alla prima fase di messa in opera di questa idea, eccetera eccetera, di progettazione, di test, ecco. Qualcuno diceva negli anni scorsi che ci sarebbero state delle penali se l'Italia avesse rinunciato a questo progetto. Documenti del Pentagono alla mano, che ormai l'ha riconosciuto anche il vice generale, tuttora massima. Campolini, che appunto non ci sono alcune penali se l'Italia rinunciasse in questo momento. E sono giorni decisivi questi, giorni perché appunto l'attuale. Il ministro della difesa ha annunciato di ridurre, diciamo, l'acquisto, diciamo, da 131 a 90, ma non ha annunciato di aver rinunciato, appunto. Sono giorni decisivi, dicevo, sui quali noi chiederemo, come invitava prima Lisa a fare, no? Anche su questo tema, un confronto ampio sia a livello parlamentare e sia qui una certa partecipazione e un confronto anche con la società civile, che non è pregiudiziale nei confronti, chiaramente, no? Controllarli non è soltanto, non raccoglie soltanto associazioni che sono totalmente disarmiste, diciamo così, ma sono tutto il controllo degli armamenti e quindi del dispiego, dell'uso, del commercio degli armamenti. E appunto abbiamo raccolto in questi giorni in 50-70 piazze in Italia tante firme, devo dire, e questo ci fa molto piacere perché significa che c'è attenzione. È un progetto tra l'altro che costerà diversi miliardi di euro, e in un momento di crisi forse la domanda su questo non andrebbe bene.